Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Siamo ancora qui, idealmente nel Cenacolo insieme a Gesù, che ci apre il suo cuore, che ci affida il suo dono di amore, la sua misericordia, la sua compassione, la sua tenerezza, il suo perdono. E noi, come amici che accolgono volentieri questi doni che Lui ci offre, ci disponiamo, riconoscendo i nostri peccati, a accogliere la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio, messo a morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, confermaci con il tuo spirito di verità, perché nella gioia che viene da te siamo pronti a rispondere a chiunque ci domanda ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro, perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Acclamate Dio,
voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra. A te canta e canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi
sarà in voi. Non vi lascerò orfani. Verrò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò, e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Queste ultime domeniche del tempo di Pasqua, ecco che il Vangelo di Giovanni ci colloca idealmente all'interno del cenacolo, di quell'ambiente familiare che Gesù ha costituito con i suoi amici, con quei discepoli che lo hanno accompagnato lungo le strade della Palestina, che hanno visto i suoi segni prodigiosi, che hanno ascoltato le sue parole affascinanti. Ecco, Gesù che, prima di tornare al Padre, vuole aiutare questi amici, vuole aiutare ciascuno di noi, a conservare nel cuore quello che è la sintesi del Vangelo, il cuore dell'annuncio che Gesù è venuto a portare, quella testimonianza di amore che Lui offre con la sua vita. E allora, quella lavanda di piedi, quel pane spezzato, quel vino versato, che rappresentano il suo testamento, che rappresentano quel modo attraverso il quale Gesù sintetizza tutta la sua vita, quella vita che è stata passione di amore, che è stata servizio, che è stata spesa per tutti coloro che vogliono incontrare l'amore del Padre, di questo Dio che non è più lontano, sconosciuto, qualcuno che ci deve far paura, ma di quel Dio che è un Padre dal volto misericordioso, dal volto materno. Questa è la vita vera, questo è il messaggio che Gesù ci vuole lasciare, che conoscono te, Padre. E Gesù è andato annunciando che nessuno è escluso, che anche coloro che erano lontani a causa di una condotta di vita fuori dalle regole, aveva la possibilità di fare esperienza di quella grazia, di quell'amore gratuito. Perché Gesù è venuto come buon pastore a cercare chi era smarrito. Perché Gesù è la via che ci porta il Padre
che ci conduce al Padre. Ecco, allora Gesù oggi, nel Vangelo abbiamo ascoltato, inizia così: se mi amate. Proprio perché non vuole essere inteso, come tante volte succede a noi, come un ricatto: se mi vuoi bene devi fare questo, ma una possibilità. Non vi chiamo servi, perché i servi non sanno quello che fa il loro padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho detto dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Ecco, Gesù desidera realmente avere dei rapporti di amicizia con noi, anzi di più, desidera vivere in noi e diventare una cosa sola con noi, se glielo permettiamo. E tutta la sua vita non è altro che questo annuncio e questo dono. E lì sulla croce è Gesù che dona la vita per noi. Gesù che continua a offrirci questa possibilità di essere con Lui per sempre. E questo ce lo dà proprio attraverso quel dono grande che è il Paraclito: non vi lascio orfani, ma vi darò il dono di Dio, lo Spirito Santo, colui che vi ricorderà una cosa, colui che vi insegnerà una cosa, colui che vi farà sentire questo amore di Dio. Allora, se mi amate, osserverete le mie parole. Se mi amate, cioè, avrete la possibilità di fare anche voi così. Se mi amate, imparerete ad accogliere queste parole, in parole di vita eterna. Così come quando capita a ciascuno di noi che quando vogliamo bene ad una persona non dimentichiamo mai le cose importanti che ci dice. Lo ascoltiamo con tutto il cuore, cerchiamo di fare, di mettere in pratica quei consigli. Ecco, seguiamo la stessa via di Gesù. Quella via che cambia il mondo attraverso non la forza, non la violenza, non la supremazia, ma attraverso quel dono di amore. E questo è possibile: amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato, solo se abbiamo il suo amore dentro di noi, che si chiama Spirito Santo. E allora era necessario che Gesù donasse la vita, tornasse al Padre per offrirci lo Spirito Santo. È bene per voi che io me ne vada, dirà Gesù in un altro passo ai suoi discepoli, perché quando sarò andato al Padre vi manderò lo Spirito Santo. Il Paraclito. Paraclito vuol dire colui che mi sta accanto, come un amico, come un difensore. Questo era un po' l'avvocato, il primo significato di questo termine. Perché il Paraclito è colui che ci dà forza, ci difende contro il pericolo. È colui che darà a Pietro la forza di annunciare il Vangelo nel giorno di Pentecoste e di dire a coloro che avevano messo in croce Gesù: Lui, Gesù, è vivo, battezzato, e incontrerete l'amore del Padre. Il Paraclito, lo Spirito Santo, è quella forza che dà ai martiri la capacità di testimoniare fino alla fine. Il Paraclito è l'avvocato, colui che ci difende dal maligno, da colui che tante volte ci accusa che non siamo capaci di fare nulla, che sbagliamo sempre, che in qualche modo non avremo, incontreremo la misericordia del Padre. Il Paraclito, al contrario, è quello che ci dice: Dio, il Padre, ti ama. Gesù dona la vita per te. Chi ci separerà dal suo amore? È quello che ci rassicura. Il Paraclito è quello che ci aiuta a comprendere e a capire che di fronte alle seduzioni del maligno che ci invita a prevalere sugli altri, perché siamo migliori, a schiacciare gli altri, ci invita ad avere quell'atteggiamento di Gesù, quella umiltà, quella mitezza, quella compassione, a chinarci sui bisogni degli altri. E quel Paraclito, dall'altra parte, è il consolatore, è colui che ci aiuta nei momenti difficili della vita, quando le prove si fanno pesanti, quando ci viene la tentazione della disperazione, che non siamo mai abbandonati, perché Gesù è qui con noi, perché Gesù è colui che rimane dentro di noi quella potenza del suo amore e ci dona la pace. Nella fatica riposo, nella calura riparo,
nel pianto conforto. Ecco il paraclito colui che ci suggerisce le parole di Gesù, paraclito colui che ci invita a trovare nel discernimento qual è la volontà di Dio, quando siamo nel dubbio, quando siamo nelle difficoltà, quando non sappiamo quale strada scegliere, quando non sappiamo cosa fare della nostra vita. Invochiamo lo Spirito Santo e Lui ci inviterà la volontà di Dio. È quello Spirito che abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo, quello Spirito che è stato confermato a noi nel giorno della Cresima, quello Spirito che viene a noi nella misura in cui lo invochiamo e che nell'Eucarestia riceviamo come quell'amore che rimane in noi, perché anche noi possiamo rimanere nell'amore del Padre grazie a Gesù. È il dono grande che oggi Gesù ci invita a scoprire, a valorizzare, ad invocare. E allora vogliamo chiedere a Maria che è la piena di grazia, piena di Spirito Santo, a lei che è consolatrice degli afflitti, a lei che è l'avvocato dei peccatori, che aiuti anche noi a scoprire la bellezza, la grandezza, il dono di questo amore di Dio che ci fa sentire sempre amati, mai abbandonati e capaci di vivere in fraternità, oggi e sempre, per tutti i giorni della nostra vita. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i seri, Dio da Dio, luce da Dio, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Di Lui tutte le cose sono state create e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, che con il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Signore risorto ci ha promesso il dono dello Spirito Santo. Egli prega in noi e ci sollecita a rendere ragione della nostra speranza. Con questa fede presentiamo a Lui le nostre suppliche. E insieme diciamo: Signore, salvaci. Signore, salvaci. Per la Chiesa tua sposa, perché obbediente ai tuoi comandamenti, sia sempre docile e fedele alla tua parola, preghiamo. Signore, salvaci. Per coloro che ci governano, perché all'imitazione di te che sei mite e umile di cuore, lavorino per il bene, nella ricerca dell'unità, della giustizia, della pace. Preghiamo. Signore, salvaci. Per i popoli che vivono nella povertà a causa delle calamità naturali, delle guerre, delle ingiustizie, perché sia loro riconosciuto il diritto a una vita sicura e dignitosa. Preghiamo. Signore, salvaci.
per coloro che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio servizio, perché sul tuo esempio il loro sacrificio stimoli l'edificazione di una società più giusta e rispettosa della vita umana. Preghiamo. Signore, salva. Per la nostra comunità che celebra l'Eucaristia, perché testimoni la sua fede con azioni concrete di carità e produrre frutti di conversione, di comunione e di santità. Preghiamo. Signore, salva. O Signore misericordioso e fedele, concedici il dono pasquale dello Spirito Santo, perché ci insegna ad amare i fratelli e ad accogliere la volontà del Padre tuo, che vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la gloria del nostro nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il suo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce fino a muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo sei Signore, Dio dell'universo, e di mezzo a noi. Santo, santo, santo sei Signore, i cieli e la terra sono pieni del tuo nome. Benedetto colui che viene, nel nome del Signore. Osanna. Santo sei Signore, Dio dell'universo, vieni in mezzo a noi.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Francesco, i nostri Vescovi e tutto l'ordine e il popolo sacerdotale. Ricordati delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Antonio nell'anniversario della sua morte, di Giuseppe, Tecla, Rino, dei coniugi Antonini e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci del patto alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo il tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, apri e pardoni. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, apri e pardoni. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale, con la forza di questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ormai sappiamo tutti come a partire da domani, ufficialmente, è possibile partecipare all'Eucaristia, alle celebrazioni con il popolo. L'orario sarà il solito, alle 10 giorni feriali la Santa Messa verrà celebrata in parrocchia alle 7.30 il mattino e alle 18.30 la sera, e alle 7.30 invece dalle suore della Compassione. E gli orari della domenica rimarranno gli stessi. Vi chiediamo la cortesia di arrivare in anticipo, prima in modo da poter occupare
i posti che saranno assegnati. Per motivi di sicurezza abbiamo dovuto limitare, troverete dei segnaposti in cui siete invitati a prendere posto, siete invitati a venire con le mascherine e troverete poi tutte le indicazioni che permetteranno di vivere questo incontro con il Signore in sicurezza, oltre che con la grazia di Dio. E ora ci disponiamo ad accogliere le sue benedizioni. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia delle sue benedizioni. Amen. Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita. Amen. Per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia.